Esercitazione a Malpensa dell'aeronautica militare, un Boeing 767 parte da Pratica di Mare, attrezzato per il trasporto urgente di un malato di Ebola. L'aeronautica italiana è una delle poche organizzazioni al mondo in grado di trasportare pazienti con gravi malattie infettive. L'inviata è Marilu Lucrezzi. Due finti pazienti a bordo di un Boeing 767 dell'aeronautica militare. Un'esercitazione per essere pronti a intervenire nel caso un malato di Ebola dovesse arrivare in Italia. Ci sono delle procedure di bonifica a terra, sia per quanto riguarda il personale sanitario, che quindi viene appunto in delle stazioni di decontaminazione bonificato, sia anche la stessa barella viene bonificata, per cui a bordo sale soltanto materiale non infetto. Due barelle isolate a pressione negativa, l'aria viene spinta all'interno ma esce filtrata per impedire la diffusione del virus. Il personale di bordo, medici e infermieri, non hanno bisogno di indossare tute, il malato è in un sistema chiuso e si può intervenire per curarlo attraverso guanti speciali isolanti. Chi è malato può aver bisogno di assistenza ed allora, oltre che contenerlo, questo presidio consente anche di assisterlo a vari livelli, fino ad interventi di terapia intensiva. 30, 20. Si atterra aeroporto di Malpensa, qui un'ambulanza dell'ospedale Sacco aspetta i malati. Dalla pancia del velivolo vengono estratte con un montacarichi le due barelle. Militari e medici impegnati nell'operazione indossano tute, guanti e mascherine. Attraverso un tubo di plastica ogni malato viene trasportato dalla barella su cui ha viaggiato durante il volo ad una seconda più piccola per il trasporto in ambulanza. Il paziente passa così dalle cure dell'aeronautica a quelle dell'ospedale Sacco di Milano.